La città di Vittoria si è regalata un nuovo cittadino, Rosario Crocetta. Lo scorso 24 aprile, in occasione del 45° anniversario dalla fondazione, malgrado il clima di austerity imposto dal momento di crisi attuale, che non ha permesso di organizzare grandi festeggiamenti, l'amministrazione comunale, in concomitanza con il giorno dell'anniversario, ha conferito la cittadinanza onoraria a Rosario Crocetta, ex sindaco di Gela, oggi europarlamentare. La cerimonia si è tenuta al Teatro Vittoria Colonna e vi hanno preso parte, oltre al sindaco Giuseppe Nicosia, il presidente del Consiglio Comunale Salvatore Di Falco, Elisa Nuara, presidente dell'Associazione Legalità e Sviluppo, Don Luigi Petralia, parroco della Chiesa Santa Lucia di Gela, Daniela Vinci, giornalista della Sicilia, e Mario Giarruso, vicepresidente della Fondazione Caponnetto, oltre a numerose autorità civili e militari. Il sindaco Giuseppe Nicosia, prima di conferire la cittadinanza onoraria a Crocetta, ha sottolineato il legame tra Vittoria e Gela, che prima dialogavano molto, purtroppo, ha detto Nicosia, a livello di criminalità organizzata. Oggi non è più così e con questa cittadinanza, ha aggiunto il primo cittadino, vogliamo lanciare il messaggio di contrasto alla criminalità quale legame che vogliamo sempre più saldo tra le due città. Oggi ci accomunano invece le istituzioni, l'impegno delle istituzioni per una società più giusta e più legale. Da questo punto di vista Rosario Crocetta è stato l'alfiere, diciamo, degli amministratori locali nella battaglia antimafia, ha operato in modo che la città di Vittoria lo sentisse sempre vicino sugli aspetti importanti, a cominciare dalle battaglie proprio antimafia. L'abbiamo visto recentemente impegnato a votare contro l'accordo euro-marocchino, l'abbiamo visto sempre impegnato sia da sindaco, oggi da europarlamentare, a favore della città di Vittoria come di tanti altri comprensori. Ecco che da questo punto di vista pensiamo di poter riconoscere a Saro Crocetta un ruolo importante fra coloro che hanno dato una mano d'aiuto alla città di Vittoria. Quindi il riconoscimento lo merita tutto. Mario Giarruso, vicepresidente della Fondazione Antonino Caponnetto, dedicata al magistrato scomparso nel 2002, ha raccontato in quale occasione e perché ha conosciuto Rosario Crocetta. Noi eravamo in giro nel 2004 con la vedova di Antonino Caponnetto, con cui avevamo costituito la Fondazione Antonino Caponnetto, che io rappresento in Sicilia, e avendo appreso dai giornali di questa incredibile elezione di un sindaco antimafia a Gela, che faceva delle dichiarazioni straordinarie, stiamo parlando 2003-2004 per l'epoca, subito Elisabetta Caponnetto disse: voglio conoscerlo. E procurammo il numero, eravamo in macchina, tornavamo da Palermo, procurammo il numero di telefono e chiamiamo con un cellulare Rosario, il quale subito, contentissimo, ci invitò, come lui nella sua natura: venite subito a trovarmi, domani mattina vi aspetto in comune. È iniziata... È iniziato un percorso con la Fondazione che è durato e dura tuttora. Io penso che Rosario Crocetta è un vanto per tutta la Sicilia ed essere cittadino onorario di questa bellissima città. Io sono catanese e per i catanesi Vittoria è un po' il giardino buono della Sicilia, no? È la zona quella dove ci sono gli abitanti, quelli più attivi, più laboriosi, diciamo una zona che è un po' il nostro fiore all'occhiello, quantomeno per le produzioni e le altre cose. Quindi essere cittadino onorario di questa città è una cosa che so sicuramente riempie di grande gioia Saro e ha un grandissimo valore simbolico. Presente anche una delegazione di alunni della scuola media Giacomo Matteotti di Vittoria, che quest'anno sta svolgendo il progetto Legalità. I bambini conoscono Rosario Crocetta e sanno perché era chiamato il sindaco antimafia. Il neocittadino, non appena entrato al Vittoria Colonna, ha salutato i bambini che stanno studiando la legalità e che lo hanno accolto con gioia. Lui ha combattuto contro la mafia sia a Gela che a Vittoria ed è un parlamentare europeo. Rappresentiamo con questo PON che stiamo facendo, il PON sulla legalità, e rappresentiamo la scuola Giacomo Matteotti di Vittoria. Per me la legalità è il rispetto delle regole che dà a noi un senso di libertà. Crocetta si è detto felice di ricevere la cittadinanza onoraria dalla città di Vittoria, con la quale ha sempre avuto un legame speciale. Prima di entrare al teatro comunale si è fermato al banchetto per la raccolta firme del comitato Nomuos contro l'installazione del sistema satellitare a Niscemi. Ha preso parte alla cerimonia anche Monsignor Giuseppe Calì, il quale, riflettendo sul cognome Crocetta, ha affermato che il neoconcittadino vittoriese riuscirà a portare avanti la sua croce, che è fatta di servizio, amore, rinunzia, benevolenza ed accettazione. Rosario Crocetta ha detto inoltre di essersi sempre sentito un po' vittoriese. È una delle città che ho sentito più vicine a me e al mio modello di vita per anni. Io che vengo da una città devastata dall'industria,
pensavo che questo potesse rappresentare un modello alternativo più siciliano. E poi mi piace molto questa frase che c'è scritta sul vostro stemma: Victoria pulcra civitas post caverinam, cioè bella Vittoria, bella, bella città dopo Camerina, che un po' indica le antiche origini, ma indica anche questo posto che fa pensare a questa città bella. Io l'ho sempre vissuta così, Vittoria, come una città bella, operosa, fatta di gente onesta, per bene, pulita e laboriosa. Poi ci sono tutte le complessità che ci sono in tutte le città. Noi non veniamo dalla Luna, veniamo dalla Sicilia, quindi sappiamo benissimo. Però ho visto che è una delle poche città siciliane che cresce, per esempio, anche in termini di abitanti, mentre tutte le altre arretrano, Vittoria cresce, quindi c'è una certa differenza. Io sono convinto che in questa città esistono tutte le potenzialità per fare un modello virtuoso, che è un modello europeo.